Un grave atto intimidatorio, lo ha definito così il sindaco di Sanza, Antonio Peluso, appena presa la notizia al telefono in quanto in viaggio ufficiale presso la comunità gemella in Germania del raid vandalico compiuto ai danni del sito d'accoglienza turistica posto all'ingresso della via per il Monte Cervati. Il piccolo chalet in legno adibito a punto di informazioni posto sulla via d'accesso al Monte Cervati e il cartello di benvenuto finemente inciso con i loghi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, della comunità montana e del comune di Sanza, nella notte tra giovedì e venerdì scorso sono stati letteralmente distrutti ed incendiati. Un grave atto compiuto da ignoti che probabilmente hanno voluto lanciare un forte segnale di intimidazione verso coloro che stanno negli ultimi anni lavorando intensamente per il rilancio turistico dell'area montana del Cervati. E questa è la prima lettura che ne ha dato lo stesso sindaco, molto preoccupato per l'accaduto. Lo chalet di circa 20 metri quadri con alcune suppellettili interne è stato incendiato, il cartellone di benvenuto invece a precisi colpi d'ascia è stato abbattuto e catapultato nel dirupo sottostante. Infine la staccionata di contenimento, anch'essa in legno, realizzata dalla comunità montana Vallo di Diano lo scorso anno, è stata divelta. Un danno di decine di migliaia di euro. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno conducendo indagini a tutto campo e si attendono risvolti delle prossime ore. Il fatto ha destato molto scalpore nella comunità locale, non solo per la violenza del gesto, ma anche e soprattutto per le motivazioni che si potrebbero celare dietro questo ignobile gesto.